Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Minato, a nuovo episodio di questa serie di Europa Universalis 4 Ordine Teutonico, Baltic Crusader. Abbiamo avuto qualche problemino con gli ottomani che hanno deciso di attaccare l'Ungheria, però insomma hanno preso un paio di territori, nulla di più, quindi la Boemia si è sentita in grado di attaccare e alla fine questa guerra non ce ne frega più di tanto, sinceramente, anche se probabilmente andare a stendere sti cacchio di Brandeburgo non sarebbe, ma no, non si passa, mi dispiace. It's a nomen. Grazie. Sempre gentilissimo. Andiamo a rialzarlo. No. Cioè, c'hai una guerra, ti stanno sdraiando la nazione, pensi ai rivoluzionari polacchi. Bah. Poi mi spiegherai un dì come cazzo ragioni, IA di merda. No, facciamo così. Adesso ci pensa Brandeburgo. Vabbè. Vabbè, loro almeno quelli sono alleati. Questi mo vengono qua a romper cazzo. Siamo di meno. Cosa se io. Marcia forzata, esco l'8 febbraio. Arrivano il 3. Arrivano il 4. Arrivo il 5. Arrivo il 6. Ok, tocca prendersi sta mazzata. Mettiamoci in generale. Vediamo se riusciamo ad andare a rinforzare in tempo. Zitto, zitto, zitto che vinciamo. Dai. È arrivato un mini esercito nel momento migliore. Ok, mettiamoci vicino, va. Meno buttiamo fuori sti stronzi. Questa l'Ungheria me la fanno perdere come amico, eh? Sono sicuro. L'Austria non c'è, eh? Strano. Ah, non sono alleati con l'Austria. La Francia perché? Ah, è difensore della fede, ecco perché. Ok, perfetto. Qua quanto mi costa? 6,54. 1095, ci vorrà ancora una vita. Ok, salgo di 10 ducati al mese. L'Ungheria se la stanno stendendo, però stranamente stiamo vincendo perché il Wargoal è superiority, però li ha, pensa bene di assediare invece di menarsi. Beh, io provo a tirar fuori qualcuno, tipo Brandeburgo. Poi ci sarebbe da tirar fuori la Polonia. Che c'ha comunque 13 uomini. Guarda lì, guarda lì. Ok, fammi vedere una cosa qua. Ce ne vogliono 20. Quanti ce ne so? 14. Vai. Diamo una mano a questi assedi, vediamo un po' se va meglio così. Questi assediano sempre noi, giustamente. Vabbè, giustamente che devono fare. Vabbè, io sto livello comincio a prendere 6,49. 6,79. Production efficiency più 5, magari ci dà un po' di soldini in più. Purtroppo che devo fare? Non riesco a prendere la sta tecnologia. Moravia è caduta. Ok, almeno è caduto a Berlino, forse riusciamo a sbatterli fuori. Noi ci mettiamo qua. Allora, press issue. Eh sì, perdere punti. Perfetto. Andiamo pure a Moravia. Non prendere pure Sostion a sbafo. Ci attaccano? No. Perfetto. Non li hanno buttati ancora fuori? A Brandenburg?
scan è andata. Sediamo via capitale polacca, almeno non tirano fuori uomini così a sbafo. Ora vi è andata, ok, vai su, vai dietro. Diciotto cannoni. Venti cannoni e stiamo tranquilli. Te metti di qua, va. Se riesco a buttare fuori uno a uno. Ah, lì prendono una mazzata. Questi non se ne fottono. Guerra di superiorità, ragazzi. Le battaglie sono la cosa più importante. Questi si infischiano. E la Francia stende questi. E c'è riuscita. No, ha perso. Vabbè, pazienza. Non ragiono loro allora. Fatto bene. Qui ne hanno presa un'altra. 21%. Ok. Ah no. No, che lì portava la freccia che si sarebbero ingaggiati invece. Invece. Riusciamo a buttare fuori la Polonia? Bastardi! Ok, la Polonia è assediata. Vabbè, comunque la guerra la stanno vincendo, quindi alla fine la Boemia si attacca al cazzo. E infatti la Polonia è uscita. Sono fatta da solo 75 ducati a noi, che non ci dispiacciono, e possiamo anche salire. Lo facciamo, spendo subito questi soldi e salgo di livello. No, non serve, ancora no. Posso fare l'ultima conversione possibile per il momento, ci sarà un po' di zero da quelle parti. Vabbè, pazienza. Andiamo a liberare Pest e mettiti a supporto qui. Comunque 24%, dai, questa è una guerra vinta, si spera, non si sa come. Chi è buttato fuori? Brandeburgo, ok, 14%. Buttano fuori tutti quelli che hanno preso paccheri. Prestigio, mission strength, ok. Dai. Vabbè, 14% almeno non dovrebbe cedere nulla. Aia. Cos'è? Hanno l'influenza più alta del 80%? Fino al 1703. Io una guerra religiosa non la voglio. Quindi gli devo far perdere 0.1. di influenza. Province controllate. Livello militare. Ok. Che ci Grenzer e l'altro? Cavalleria? Quale? Armée Blanche. Beh, chiudiamo questa guerra, poi pensiamo a come risolvere il problema così stupidi. Perfetto. L'Ungheria si è liberata un bel po'. Chi stanno assediando? Noi. Giusto, no? Tu che t'aspetti? Tu che t'aspetti? Charge. Ok, Manpower sta recuperando. Ungheria, io direi di far pace. Diplomatic Relation più non mi serve. Global Trade Power. C'è qualcosa che fa perdere influenza alla Chiesa? No, addirittura qui la pigliano. Loro perdono... No. Devo far male i burgers. Vediamo se posso fare qualcosa per recuperare i burgers. Ok, fatto.
Beh, andiamo ad assediare un po' di roba. Ok, io spero adesso che Francia e cazzi e mazzi vadano lì. Io non voglio perdere più manpower, quindi vado solo ad assediare qua. Bavaria è uscita, quindi è rimasta solo Boemia. Boemia è ai nu e ai loro pure. Vai lì, va. Ah, ma io c'ho questo qua assediato. Che ha fatto la Lituania? No, niente. Ci potrebbe dichiarare guerra. Questo non lo va di. Ok, la Francia è andata a picchiarli. Bene. Ok. Liberiamo tutta la Croazia qui. Meno male che c'ho forti di merda. Almeno si fa presto. Ok. La sede di Bratislava è andato. Quindi liberiamoci l'ultima provincia assediata da sti stronzi. Ok, liberiamo questa provincia di mare qua. Poi non mi viene a dire che non ti ho aiutato, Ungheria. Mi sono dissanguato. Vabbè, perché prendere attrito su territorio amichevole? Ti via, ok, perfetto. Aia. Vabbè, ribelli nobili. Fa nulla. 99%. Leveglielo qualche pezzo a sti stronzi. Si imparano la prossima volta a mettersi contro le armate. Aia, i ribelli. Tanta gente a cui scassare il cazzo. E a chi secondo voi? Ad Avionauta. Yuhu. Sai che ti dico? Vieteni via. Qui come va? Hanno finito. Bohemia will see the Rakusi and Bucelochi to Ungheria. Yeah. I know, we'll send Cambrai to France. Bohemia will give Cor, Draslani and Foggi to Saxony. Bohemia will be forced to give Hungary 10% for reparation per 10 anni. Hanno anche rilasciato I know come vassallo. Paga 185 ducati, noi ci pigliamo 58. E favori? Nessun favore? Vero? Solo con le guerre di attacco? Bohemia ci ha tolto come rivale. Noi adesso dobbiamo pigliare un rivale. Tanto 100 di power projection. Punti amministrativi, grazie. Ok, quindi devo togliere un embargo a qualcuno, alla Bohemia. Revoca embargo. Ok, a Bohemia si è fatta un po' male. Grigio vuol passare, certo, passa cara. Ha salvato il culo più di una volta. Ma facciamo una cosa, questi tutti qua a Edison, poi li dividiamo in 4. Anzi, quant'è il nostro force limit? 163. Quindi sì, dividiamo in 4. Ok, tutti via di qua. Allora, vediamo un po'.
Quanto spazio c'ho? 90, praticamente. Diciamo 40, 40 e 40. Allora, cominciamo a fare 16, 4, 16, 4, 20, e qui potrei portare, quindi facciamo 20, 4 e 16. 20, 4 e 16. E non ce la faccio con manpower. E vabbè, pazienza, 24 e basta. Per il momento va bene così, tanto mi impauro, penso di recupero un bel po' al mese. Fort maintenance più 10%, va bene. Tula. Allora, a questo punto mi sa che i forti li possiamo abbassare, almeno recuperiamo un po' di soldi. In realtà posso abbassare pure la manutenzione delle truppe, va, fanculo, ok. Facciamo un bel po' di soldi. Ok. Comunque il manpower dovrei lavorare. Ormai. Livello diplomatico, boom. Posso migliorare le navi? Facciamolo. Ok. Le navi commerciali no, eh? Queste non stanno facendo assolutamente nulla, non ci fa piacere. Niente, un evento che blocchi sti idioti, niente, eh. Idee. Allora, io vorrei andare di idee religiose, in verità, anche se sono un po' indietro. Our manpower needs to recover. Prendere Kiev. Chi ce l'ha Kiev? Loro. Ok, sì. Si può fare. Una bella guerra all'Orda d'Oro qua, Golden Horde, e gli togliamo tutto. Ce li pappiamo. Non sarebbe malvagia. L'idea. Però prendere un'idea religiosa. Anche se poi alla fine, sinceramente, non lo so mica se serve più. Abbiamo 130 anni e dobbiamo prendere questo pezzo qua, questo pezzo qua, questo pezzo qua. Due missionari per volta. Ne abbiamo tre qua, però. Questi ci avranno Pereyaslav, Tula e Kursk. Pereyaslav Pinas 97, 28 anni. Kursk 91, quindi tra poco. E qual era l'altra? Tula 94, quindi 3 anni uno dall'altra. Non lo so, dall'altra parte mi piacerebbe anche diplomatica, però secondo me le idee religiose sono il top per chiudere con col fatto che siamo i crociati. Dai, così, giusto proprio come gioco di ruolo, diciamo così. Qui non c'è verso, eh. È una war exhaustion enorme. Forse dovremmo aumentare l'influenza della nobility. Funziona secondo voi questa cosa? Perché i punti ce l'abbiamo. Secondo voi se io vado dalla nobiltà, nobiltà qual è quella? Dove sta? Tipo qua. Cioè, se ho la nobiltà tipo, faccio una cosa del genere. Sposta l'influenza loro. Vediamo.
Sì. Quindi dovrei spingere un po' sulla nobiltà. Fermo. Allora, dovrei spingere un po' sulla nobiltà. Andiamo. Non basta. Qualche altra cosa che c'ha la nobiltà? Questa. Ok. Vediamo se così. Ok, perfetto. Ma vogliono un pezzo di terra in più. Che cacacazzi, 19.9. Però poi dopo gli aumenta l'influenza, quindi stanno così. Stanno così. Potrei aumentare qualcosina loro così per prova, ma no, anche no. Il tempo è finito, io diciamo che a questo punto aspetto che uno di questi modificatori se ne vada, 1703, 13 anni, e poi li accontentiamo. Per il momento va bene così. E manpower abbiamo recuperato. Qui stiamo ancora costruendo, no, 24, 16. Ok, 40. Ok, abbiamo rifinito il manpower, quindi 40 per 4 sono 60, quindi alla fine avremo comunque 7 posti liberi ancora, poi vabbè, vedremo. Vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione, noi ci vediamo nel prossimo episodio.